Buon pomeriggio, siamo qui con Selvaggio Lucarelli che presenta il suo libro Crepacuore. È un libro che secondo me non è da leggere ma è da divorare. E io ho trovato che sia una finestra, un'opportunità, una finestra su un mondo di vampiri mascherati da principi azzurri. E leggendolo una persona può riscoprirsi malata d'amore oppure può finalmente trovare il coraggio di chiedere aiuto. E non è semplice perché la dipendenza affettiva è una malattia fondamentalmente che difficilmente la società riesce a sensibilizzare. Io mi chiedevo, c'è stato un evento in particolare, qualcuno che ti ha spinto a voler raccontare questa storia? Allora, volerla raccontare direi che non c'è stata una scintilla particolare, è qualcosa che io ho sempre pensato che un giorno avrei raccontato. Sai, tutti noi abbiamo delle storie nelle tasche che pensiamo prima o poi tireremo fuori, no? Parlo di persone che scrivono nella vita, che fanno gli scrittori, che fanno i giornalisti, perché sentivo che era nell'aria qualcosa di molto condiviso e di molto, come dire, galleggiante in qualche modo. Era qualcosa che sentivo sospesa, ma che a cui ancora non era stato dato un nome definitivo, se non da parte di professionisti che si occupano di questo e che quindi naturalmente nel mondo della psicologia, della psicoterapia, si occupano di dipendenze affettive. Però sentivo che mancava una testimonianza diretta, cioè di chi aveva attraversato una dipendenza affettiva con tutte le conseguenze del caso. Pensi, quando tu parli appunto del distogliere lo sguardo, sì, ne parli dicendo che a volte distogliere lo sguardo non è sufficiente, perché essere altrove, nascondere la polvere sotto il tappeto, uh-huh, può a volte essere dannoso e quindi affrontare il dolore. Però per ricostruire, distogliendo lo sguardo, bisogna essere altrove. E io mi chiedevo, per te l'evento è stato appunto quella telefonata che è arrivata, ma è sempre così? Cioè, deve essere sempre un evento esterno, o è possibile scegliere con un atto di volontà di distogliere lo sguardo? Di spostarlo. Allora, guarda, vedi, quando è arrivata la telefonata, tu ti riferisci alla telefonata del direttore di banca, no? Che mi dice a un certo punto, guarda che la tua vita è talmente sostanzialmente a pezzi che non hai neppure più un conto corrente. Ecco, io dico che questa telefonata si colloca però in un momento davvero di esaurimento della relazione, della dipendenza, ma soprattutto della forza. Cioè, queste storie finiscono non tanto quando c'è lo scatto, magari qualcuno ce la fa e si muove un po' prima, ma finiscono quando a un certo punto davvero si è stanchi. Cioè, sembra una banalità, ma a un certo punto non si hanno più le energie, perché comunque questo genere di storie ti tengono continuamente con un'adrenalina accelerata, e cioè come se fosse un telefono che non è mai stand-by. Cioè, tu vivi sostanzialmente sempre in questo stato confusionale, con questa grande ansia, no? Di perderlo, di perdere la relazione, eccetera. Quindi a un certo punto il corpo e la psiche non reggono più. Ecco, in quel momento lì, quello proprio dello sfinimento definitivo, dell'esaurimento, c'è magari un piccolo evento che ti apre gli occhi e ti dice sì, ma in questo momento o reagisci o sopravvivi oppure soccombi. Per cui direi che quelle sono piccole scintille, ma che avvengono in un momento in cui già purtroppo il lavoro di esaurimento è avvenuto. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie.